Buonasera Marina, buonasera ai telespettatori del TG8, Andrea Berardinelli ed io ci troviamo di fronte, fuori, all'assessorato regionale alla sanità a Pescara, dove era in corso un vertice per parlare in particolare di vaccinazioni. Ma prima voglio aggiornarvi sui dati del 2 marzo, il bollettino della Regione Abruzzo. Sono 246 nuovi casi positivi di età compresa tra 7 mesi e 98 anni su 6.055 test, i casi che si registrano oggi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1.720. 291 in più rispetto a ieri i guariti, per un totale di 40.135. Gli attualmente positivi invece in Abruzzo sono 13.055, meno 56 rispetto a ieri. Andiamo a vedere il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, che è salito. Questo tasso è del 4.1%. La pressione sugli ospedali, questa preoccupa. 634 i pazienti più uno rispetto a ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 85 più 4 rispetto a ieri, con 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva, ed è questo che preoccupa di più. In isolamento domiciliare solo in 12.336, meno 61 rispetto a ieri. E di vaccini, anche della pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive d'Abruzzo, ha parlato il presidente Marsiglio, che abbiamo intercettato proprio al termine della riunione che si è svolta per parlare in particolare del piano vaccinale in Abruzzo. Ascoltiamo le dichiarazioni di Marsiglio e poi Marina ti restituisco la linea. Stiamo dando le priorità, come detto, al mondo della scuola, anche per poter riaprire il prima possibile. Oggi ne ho parlato anche in conferenza Stato-Regione alla presenza del Ministro Bianchi, perché ho chiesto di nuovo anche di vaccinare i diciottenni, visto che il vaccino oggi è autorizzato dai 18 anni in poi, quindi non possiamo vaccinare quelli più giovani, ma almeno i diciottenni si possono vaccinare. E trovo contraddittorio che si vaccina fino all'ultimo del personale della scuola, ma non si vaccinano gli studenti. Quindi noi vogliamo riaprire in sicurezza, e se il governo dovesse accogliere questa nostra richiesta di considerare anche gli studenti nel novero del personale scolastico, sicuramente le riapriremmo, almeno le scuole superiori e secondarie, in maniera sicuramente più sicura. Presidente, c'è apprensione soprattutto in questo momento per le terapie intensive, c'è una pressione molto forte sulle terapie intensive e sugli ospedali. È vero, ormai siamo da diversi giorni battiamo diversi record rispetto a, sia alla prima che alla seconda ondata, quindi c'è una fortissima pressione. Noi registrammo già qualche settimana fa questa rapida accelerazione dei ricoveri che produce questa variante, l'ho anche questo sottolineato ai miei colleghi, a quanti non hanno ancora magari affrontato o la stanno cominciando a conoscere in questi giorni. Guardate il caso di Bologna, che nel giro di pochi giorni passa da giallo a rosso, e così tanti comuni e tante province della Lombardia, della Toscana. Insomma, dove colpisce questa variante è pericolosissima proprio per la sua rapidissima diffusione e per il numero enorme di contagi che produce, e quindi di ospedalizzazione. Bisogna tenere alta la guardia e dare strumenti, a cominciare appunto da un incremento della campagna vaccinale, per poterla contrastare nella maniera migliore possibile. Ai sindaci che chiedono un'accelerazione delle vaccinazioni, cosa risponde? Oggi c'è stata una nota, ad esempio, del sindaco di Pescara Masci. Ma è quello che stiamo facendo, noi stiamo esattamente accelerando, e peraltro qui in Abruzzo, nel corso della riunione a cui ho partecipato, stiamo anche dando, come dire, il buon esempio rispetto al tema di mandare più vaccini dove ce n'è più bisogno, quindi dove ci sono le zone rosse, quindi le province dell'Aquila e di Teramo daranno un contributo a quelle di Chieti e di Pescara per mettere in condizione quelle due ASL di avere un quantitativo di vaccini maggiore. Io spero che questa richiesta venga accolta dal governo, e con strumenti sicuramente migliori e più ampi di quelli che può avere una singola regione, il governo voglia aiutare e sostenere questa politica.